Ma penso che sia il film di maggior successo che ho fatto, forse il film più popolare in tanti paesi del mondo, dall'Oriente, dal Giappone fino alla Scandinavia, quindi penso che sia uno dei film miei più riusciti. Quindi lo situerei in un momento importante della mia carriera. Io e Bernardino Zapponi abbiamo lavorato insieme. Quanto di Bernardino Zapponi c'è nel film e quanto c'è della Argento, questo qui è una cosa che non si può stabilire in questi casi. Avevamo un po' gli stessi gusti per l'horror, per il thrilling. E un bel giorno Argento mi disse: facciamo un film insieme. E dissi molto volentieri. E cominciamo a lavorare. Argento ha avuto l'idea di una scena che comincia in un congresso di parapsicologi e dove c'è una donna, una medium, che sente la presenza di un essere diabolico, di un essere cattivo. Su questa semplice partenza abbiamo cominciato a costruire una storia, cercando tutti gli elementi essenziali per far paura. Per esempio, un personaggio che riceve una rivolverata, un colpo di pistola. Sono ben pochi quelli che conoscono questa sensazione fra il pubblico, quasi nessuno ha provato questa esperienza. Ma se noi mettiamo una testa immersa nell'acqua bollente, è una sensazione che tutti hanno provato, perché tutti hanno messo la mano e si sono scottati. Per esempio, un uomo che sbatte contro gli spigoli è una sensazione che tutti hanno. E infatti c'è l'aria, mi sembra, che muore sbattendo contro gli spigoli. Ecco. Ma ricordo volentieri il fatto di avere collaborato all'avvento di Daria Nicolodi. La gente cercava la protagonista e io gli dissi: guarda, prova a fare un provino a questa ragazza, perché secondo me è una che ha la faccia giusta. Dopodiché Argento mi telefonò e mi disse: ti ringrazio perché non solo ho preso quella ragazza come protagonista, ma è anche diventata la mia ragazza. Perché avevo cominciato facendo dei thriller che erano la trilogia cosiddetta degli animali in Italia, cioè The Bird with the Crystal Plumage, The Cat Nine Tails and Four Flies in Grey Velvet. Poi avevo pensato, quando feci l'ultimo film, Four Flies, pensai che se fossi tornato a fare questo tipo di film, l'avrei fatto in modo un po' diverso. E infatti feci un break lungo. E durante questo break, dopo questo break, tornai appunto con Profondo Rosso, dove il film non era, cioè, c'era, non era più il classico thriller, c'era qualcosa dentro di inquietante, di forte, anche di nuovo, un modo di usare la macchina da presa, di presentare i fatti. Ci sono anche tanti particolari che ancora adesso danno fastidio, tipo la bambina che ammazza le lucertole, tante piccole cose inquietanti e fastidiose che non lasciano mai tregua allo spettatore, in modo che lo spettatore è sempre sollecitato dalla paura, da qualcosa da un malessere continuo che è quello che è essenziale in un film thrilling. Perché c'è il bambino, ci sono il pupazzo, c'è tutto, c'è la cantilena infantile, c'è il suono infantile della musica dei Goblin. Quindi tutto quanto concorda. Tutto ciò che è infantile fa sempre paura. Profondo Rosso può sembrare apparentemente più, anche un film più violento, forse più sanguinario, ma questo non è vero, perché il film era un incubo, quindi come tale i fatti venivano esasperati, cosa che nel film è successo. Venivano esasperati tutti i fatti che erano già in altri film miei. Ah sì, l'ascensore, tu dici qual è l'idea dell'ascensore di Profondo Rosso, praticamente è nata qui in questa casa. E mi ricordo che Dario lo guardò con molto interesse e affascinato da questi movimenti. Già l'ascensore è sempre un altro elemento dell'horror. L'ascensore fa sempre paura, sia che uno ci stia dentro, che ci stia sopra, che ci stia. Ah!
è soltanto a Roma che ci sono ancora dei vecchi ascensori, per esempio il mio, che hanno due pulsanti, uno per la chiamata e uno per il rinvio. La musica era stata commissionata, l'avevo commissionata io, ho pensato a Giorgio Caslini, che è un compositore italiano che fa musica un po' contemporanea, un po' classica anche. Lui mi portò questi temi e sinceramente non pensavo che erano adatti al film, pensavo che il film era diverso, non aveva interpretato il giusto spirito del film. E così decisi di cercare un altro compositore e così nacquero varie opzioni e conobbi questo gruppo giovanissimo che avevano fatto il conservatorio tutti quanti, ragazzi, quindi anche colti, non soliti musicisti di strada, erano musicisti di conservatorio. We are Goblin and after 25 years of Profondo Rosso we are here together and I want to introduce my friends. My friends, Agostino Morangolo, I play drum. Fabio Pignatelli, basso. Hello, Massimo Morante, electric guitar. And me, Claudio Simonetti, I play keyboards. E noi, cioè eravamo gli unici musicisti in quel momento disponibili e con un suono che piaceva a Dario e ci hanno dato questa opportunità. Mi fecero vedere, ascoltare un pezzo che avevano fatto, che era bello, e allora pensai, proviamoci. La sera verso le 9 andavo a casa, loro mi raggiungevano, mi portavano quello che avevano elaborato nel giorno. La musica dei Goblin penso che abbia influenzato parecchi. Questa colonna sonora particolarmente, ma anche la colonna sonora di Suspiria, sempre fatta dai Goblin. Mi disse John Carpenter che lui si era ispirato per il suo ultimo film a quella colonna sonora. Per Halloween John Carpenter mi pare che si ispirò a Profondo Rosso. In tutti questi anni ci hanno sempre detto che Profondo Rosso è rimasto sempre nell'immaginario delle persone come la musica che ha spaventato tutti e ancora oggi basta sentire le prime note che si spaventano tutti. Sì, Hope ho ricostruito perché rimasi conquistato in quell'epoca da un libro, un viaggio che feci in America e comprai un libro su Hope che non avevo mai visto e rimasi completamente conquistato dalle sue opere. Decisi di ricostruire un suo quadro proprio, esattamente identico a un suo quadro, ricostruirlo in questa città italiana che sarebbe il bar, il famoso bar di Hope. Ma nei miei film le mani guantate appartengono sempre a me, questo non perché sia un esibizionista, anche perché poi non si vede che sono io, ma perché penso di sapere le scene drammatiche da recitare con le mani, penso di saperle far bene. Io non tengo i miei film, non mi affeziono alle mie cose, cioè mentre le faccio mi sembrano belle, importanti, però poi li lascio andare come, non lo so come mai, ho questa strana sensazione, non tengo nulla, non tengo critiche sui miei film, non ho libri su di me, come una specie di cosa masochistica che mi porto dietro, non ho voglia di rileggere, di risentire, voglia di vedere altre cose, anche perché ogni film poi mi ricorda qualcosa che non va, delle sofferenze, appunto interventi di censura, quindi preferisco non averlo. L'unica cosa che mi fa veramente piacere è che ci sia appunto una persona, in questo caso Bill Lastic, che è il mio vecchio amico da moltissimi anni, da più di 20 anni, che per rispetto a me, al mio lavoro, anche per amore per il mio lavoro, hanno riportato i film nella loro versione originale. Questa è stata un'opera
veramente, oltre che di amicizia, anche insomma, qualcosa che mi risarcisce di tante offese che ho ricevuto.